GFVIP 6 ieri accesa lite tra Manila Nazzaro e Soleil Sorgecchio, ormai non si sopportano più. Nel dettaglio, ragazzi, ieri pomeriggio durante la trasmissione radio di Barù, Soleil e Jessica hanno sottolineato che al suo posto avrebbe dovuto esserci Manila Nazzaro, ma la reazione di Soleil non è stata delle migliori e si è lasciata andare a una veramente affermazione velenosa nei confronti proprio di Manila Nazzaro. Soleil infatti si riferisce a Barù e a Jessica dicendo: Manila è in cucina a lavare i piatti, tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi, mi spiace, ha esclamato proprio la Sorge con una risatina ironica e sarcastica che ha fatto scatenare la casa del Grande Fratello. Ecco nel video, ragazzi, la reazione dopo di Manila. Avete visto? No, si sono alzati tutti a un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. Non l'ho detta io. Dopo la mia battuta sgradevole. Ovvero? Se ti vuoi divertire, stai qui, altrimenti Manila sta lavando i piatti. Ah, sì, ok. Certo! È stata molto carina, come sempre, vabbè. Ma lui ha detto, lui stava dicendo, se Manila fosse qui allora era una battuta, Mani. Manila è lì alla varia. Posso non leggerla come battuta? Sì, ma anche grazie. Si sono alzati tutti dopo la tua battuta sgradevole. Anche me. La chiedi in giro. Vabbè, non posso prendere in giro una cosa che c'è, boh. No, non mi puoi prendere in giro, perché mi faccio pazzo anche per le cose tue qui, quindi. Ma senti, le cose mie me le lavo sempre da sola, quindi non è così. Sì, cioè, era proprio una battuta, Mani. Certo, sì. Vabbè, vogliamo dirle le cose, diciamo. Adesso dobbiamo fare un caso su questa battuta. No, assolutamente, ma figurati che è proprio scivolata. Ma io sono proprio rotta, allora fatela scivolare per bene. Me le sono scivolate, infatti, ha fatto una domanda. Non si direbbe. Immediatamente, mentre tutti gli altri concorrenti stavano ascoltando la trasmissione radiofonica formata dal trio Soleil, Barù e Jessica, le reazioni nella casa non sono state affatto delle migliori. C'è chi si dissocia, tipo Kate Ricciarelli, e chi comunque gli dà della stronza, ad esempio Delia. Katia Ricciarelli infatti dice: ha detto una cosa bruttissima Soleil, veramente io mi dissocio, mi dispiace molto dirlo, le voglio bene, ma questa cosa è stata proprio da una stronza. Ovviamente abbiamo visto la reazione di Manila, che non l'ha presa assolutamente bene. Nuovamente Soleil divide il gruppo a metà e c'è ancora da scommettere, ragazzi, che prima o poi ci sarà nuovamente altre discussioni e confronti nella casa del Grande Fratello, perché da ieri Soleil nuovamente si è cominciata a isolare e denigrare gli altri.